Fratelli carissimi, in questo caldo e in questo tempo così particolare, così difficile, il Signore attraverso la Chiesa ci dona questa parola che si compie nella nostra vita, si compie in questo mondo, in questa generazione, oggi, si compie per noi questa parola. Di nuovo oggi il Signore, avendo saputo che c'è una persecuzione da sempre verso Giovanni Battista, verso chi annuncia la verità, avendo saputo che ci sono molte situazioni difficili, molte situazioni sanguinose, dove i piccoli, quelli che portano l'immagine più rassomigliante di Cristo, i sofferenti, gli inermi, i malati, gli anziani, eccetera, ma anche gli apostoli sono perseguitati e sono uccisi. In questo tempo dove la verità è nascosta, ferita, occultata, in questo tempo, sapendo questo, il Signore si ritira in un posto deserto, in un posto isolato, in un eremo, dice la parola originale greca, un eremo, come gli eremi, che è la nostra vita, che è questa Chiesa oggi, che è questa porzione di mondo che Dio ha scelto e ha chiamato per una missione, che è la Chiesa. Questo è l'eremo, questo è il luogo dove il Signore si ritira, la comunità cristiana, e qui molti lo raggiungono, questi poveri, questi perseguitati da tutte le città, quelli che oggi soffrono, che hanno paura in questo momento storico, con questo virus e tutto quello che i media, la televisione, eccetera, bombardano a tutte le ore, con questi bollettini di morti, con queste previsioni infauste, che arriverà una seconda ondata, ci porterà via tutti, da quanti mesi? Non puoi. Io non so quanti qui veramente non hanno nel fondo paura, ma nel fondo, poi magari chi più chi meno, poi entra in gioco tante cose, la psicologia, entra dentro la sensibilità, il carattere, ma nel fondo, quando incontri una persona, sei così libero? Davvero, sinceramente, quando incontri una persona non è che dici: dove è stato? Che ha fatto? Che ha incontrato? Che cosa ha respirato? Io credo di sì. Credo che tutti, e questo entra anche nelle famiglie, e come? In questo momento che siamo tutti così poveri, in questo momento che non abbiamo nessuna certezza, perché promettono soldi che probabilmente non esistono, dove molti stanno perdendo il lavoro, dove forse molti di voi hanno preoccupazioni grosse per i propri figli, per le proprie figlie, per i propri nipoti, per se stessi che non abbiamo di che mangiare, di andare avanti, in questo tempo dove tutto è sconvolto e dove quello che regna è la paura, e per paura possiamo fare tutto e credere a tutto. In questo momento il Signore ci guarda, oggi ci guarda, Lui ci guarda, non come ci guardano i potenti, non come ci guardano tanti che pontificano nelle televisioni, ci guarda con compassione. Lui supera tutte le barriere, perché compatire vuol dire patire con, soffrire con. Lui non ha paura di te, di me, lui non ha bisogno di mettersi nulla, né di mascherine né di distanze. Lui ha coperto tutta la distanza che c'era tra l'uomo e Dio per i suoi peccati. Lui riempie la paura, ma lui, sapete quante volte nel Vangelo lui tocca persone, le bare, tocca i morti, tocca i peccatori, cose che non avrebbe dovuto fare, si infetta seriamente per noi. Questo significa sentire compassione, perché se noi vediamo la croce, che cos'è? Che cosa vuol dire la croce? Vuol dire che si fa inchiodare ancora oggi in tutto ciò che tu vivi, in tutto ciò che tu sei, che sono io, i miei peccati, i miei pensieri, le mie paure, le mie angosce, i miei dubbi, i miei giudizi, tutto, si fa una carne con te, non ha paura, ma è Dio, lui ha compassione, dice: ma guarda, non hanno da mangiare, vedete il mondo, e sono gli apostoli, è quello che noi oggi stiamo ascoltando, chiaro, chi non ha Dio, che cosa può dire? Chi non ha conosciuto il Signore,
la politica, la cultura, che cosa possono dirci? Che vadano a casa e si trovino da mangiare. Se avete fame, pensateci voi. Il Signore che cosa fa? No, no. Lui sa che non puoi darti da mangiare, perché quella che è la vera tua fame, dice il versetto dell'Alleluia, che sapete è quella parola del libro del Deuteronomio, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Dio, il Signore nostro Gesù Cristo, sa che per quanto io mi possa premunire, per quante precauzioni io possa prendere, per quanta prudenza giusta che io debba avere rispettando tutte le regole, sa che non possiamo saziarci. Se io mi metto una mascherina, che me la devo mettere per dire, questo non mi toglie la paura. Non è un talismano, non è un aggeggio magico per cui mi metto la mascherina, sto a un metro e io non mi ammalerò, e io non morirò, e io troverò lavoro, e io sarò felice. Non è così. Anzi, tutto questo mi ricorda chi sono. Ed è un segno molto profondo di quello che c'è nel nostro cuore. Che noi ci illudiamo, ingannati dal demonio, che facendo per conto nostro possiamo trovare la vita, possiamo essere come Dio. Non umiliandoci, non obbedendo, noi possiamo raggiungere la felicità. E invece ci ritroviamo incapaci, soli, pieni di paura. Ricordate Adamo, quando il Signore lo scopre, lo va a cercare, lo trova, passeggiando nel giardino, ed è lì che si maschera in un certo senso, si è coperto in qualche modo, dice ma che succede? Dove sei Adamo? Dice, mi sono nascosto, ho paura, perché sono nudo. Dice, ma chi ti ha fatto capire che eri nudo? Prima non avevi problema con essere nudo, prima stavi libero con tua con Eva, eri trasparente, non c'era concupiscenza, non c'era malizia, non c'era giudizio, ti potevi donare. Chi è che ti ha detto che eri nudo? Chi ti ha detto, chi ti ha parlato? Per questo oggi il Signore viene a parlarci. Dice la prima lettura: ascoltate e vivrete gratuitamente, non si paga niente, non abbiamo da pagare nulla, né vaccini né niente per vivere. Ascolta la parola del Signore che distrugge la menzogna del demonio, che distrugge la parola che ti dice che starai bene, che ti inganna con sofismi, con belle parole, ma ti mette paura, ti terrorizza su un futuro che non ti appartiene, su qualcosa che sicuramente verrà, ma che sappiamo noi quello che verrà in autunno, che può esserci un terremoto questa notte, che possiamo avere un infarto, che può succedere di tutto. Chi può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Questo è quello che il mondo vorrebbe dire. Tu puoi fare, tu se fai questo non morirai, non è vero. Ti trovi nudo, ci troviamo tutti nudi, tutto il mondo sta come Adamo. E si deve coprire. E il Signore dice, coraggio, ascolta me e vivrai. Ascolta me, che sono il vero vaccino contro la morte, contro la paura, contro la solitudine. Ascoltami, siediti sull'erba, immagine del paradiso. Già qui, guarda che in questo tempo, noi che ascoltiamo la parola, che ci nutriamo di nostro Signore Gesù Cristo, siamo chiamati ad essere segno per tutto il mondo. Siamo chiamati ad essere un segno del cielo, un segno che non finisce la vita, che non la devo difendere a tutti i costi, che per proteggermi, per non ammalarmi, non posso non guardare chi è accanto a me, non posso isolarmi. Io ho fatto un'esperienza, penso tutti voi, mi ha aiutato tanto, no, durante il tempo della chiusura. All'inizio va bene, era il lievito, il pane, che bello e tutto. Quando passa un mese, due mesi, nessuno ce la faceva più, vero? L'uomo non è fatto per essere chiuso, anche se siamo tutti egoisti dal condominio in poi, col marito, con la moglie, ma dopo ti soffoca, ti uccide la solitudine. Quante conseguenze psicologiche a quanti anziani e tante altre cose. È innaturale stare chiusi, è innaturale non amare, è innaturale non donarsi, è innaturale non dare noi stessi da mangiare, è innaturale non servire tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi genitori, le persone che sono accanto a te. È innaturale vivere nella paura che l'altro mi possa fare del male, che l'altro mi possa infettare. È innaturale questo sospetto, questa è tristezza infinita, questa è morte prima della morte. Allora il Signore dice, siediti sull'erba, immagine del paradiso, della terra promessa, siediti, io ti do da mangiare. Io ti do da mangiare me stesso, attraverso i miei apostoli, attraverso la Chiesa. Per questo noi oggi
qui siamo solo noi che ascoltiamo questa parola, moltissimi altri no, forse vanno al mare, bellissimo, stupendo, ma non hanno questa parola. Moltissimi nel mondo, l'unica parola che hanno è il bollettino del comitato, quello, l'unica parola che hanno è quello, niente altro, e su quello basi la tua vita. Non sto dicendo le regole che vanno rispettate, ma il cuore. A noi ci dà una parola nuova, una parola meravigliosa. Coraggio, io ti sfamo, io ti do me stesso, io ti amo, io do la mia vita per te. Io ho vinto la morte, ho vinto il virus, ho vinto tutto. Io sono Dio, stai con me. Allora possiamo cantare con gioia, possiamo appoggiare tutta la nostra vita e annunciare a tutti quello che dice San Paolo. Chi mi separerà dall'amore di Cristo? Chi? Il presente? Il futuro? La persecuzione, la malattia, la morte, la solitudine, la precarietà economica, il coronavirus? Chi mi può separare da Cristo? Chi? Niente. L'angoscia mi fa stare unito a Cristo. Niente mi può separare dall'amore di Dio, perché con Cristo io sono più che vincitore. Vinco 6-0 con tutte le sofferenze, con tutte le difficoltà, con la morte. Questo siamo chiamati noi a vivere. Questo siamo chiamati noi a sperimentare e a far vedere al mondo, a tutti quelli che oggi vivono nella paura. Ma guarda, c'è un popolo che vive diversamente, c'è un popolo che non ha paura, c'è un popolo che ha la certezza che nulla può separarlo dall'amore di Dio. Ma guarda, ma forse hanno ragione, ma perché tu sei sereno? Perché tu sei felice? Perché tu non stai angosciato? Perché tu non stai preoccupato? Sei un pazzo? No, Cristo ha dato la vita per me, io ho vita e vita eterna dentro. A me nessuno potrà strapparla mai, a me nessuno potrà mai strappare, a me niente può separarmi dall'amore di Dio. Vuol dire già vivere il cielo, vuol dire già stare seduto qui e saziarmi, oggi, nella precarietà, nella paura, dove tutto sembra finire, dove tutto sembra instabile, e lo è, perché è la verità per tutti, che questo tempo sta mostrando come è vero, io ho Cristo, io sono sazio, ogni giorno. E che cosa aspetto? Che il Signore mi chiami e possa andare con Lui a vivere quello che sto pregustando qui in pienezza nel cielo, perché tutti stiamo andando lì. Pensate, che meraviglia. Allora coraggio, in questo giorno, che è anche il perdono di Assisi, in questo giorno caldo, il Signore ci alimenta con la Sua parola, ci consola, ha compassione di noi, ci porta attraverso questo deserto, in questo eremo che è la Chiesa, separata dal mondo, per annunciare al mondo che Lui ha vinto la morte. Che nulla può separare nessun uomo da Lui, che chi ascolta la Sua parola vivrà e vivrà in eterno.